Buongiorno e ben ritrovati all'Aria che tira. Alla fine, con almeno 24 ore di ritardo, Donald Trump si è arreso in un video postato anche su Twitter. Ha ammesso la sua sconfitta, ha condannato l'assalto al Campidoglio dicendo: non rappresentate il nostro paese, chi ha violato la legge pagherà. Parole pesanti. Ha concluso poi provando a rassicurare i suoi fan. So che siete delusi, ma il nostro incredibile viaggio è solo all'inizio. Forse questo placherà gli animi anche dei democratici che volevano la sua rimozione immediata, ma lascia comunque aperte grandi incognite su cosa sarà la politica americana e non solo nei prossimi anni. In Italia, che succede in Italia? Le incognite sono molte e sono su quelle su cosa accade nei prossimi giorni, anzi devo dirvi nelle prossime ore, perché Renzi continua a sfidare Conte. Venga in Parlamento e vediamo se i numeri, ha detto ieri sera. Queste che vivremo insieme questa mattina sono ore cruciali. Oggi pomeriggio infatti ci sarà un vertice decisivo. Ma la crisi è davvero dietro l'angolo. Sul fronte del virus poi la buona notizia è che la macchina dei vaccini sta finalmente cominciando a correre. La cattiva notizia però è che stanno ricominciando a correre anche contagi e terapie intensive. Le crisi politiche in America come in Italia non possono farci dimenticare che il Covid purtroppo è sempre tra di noi, e per vincere questa sfida in America come in Italia non servono polemiche, pacifiche o meno, serve un governo nel pieno dei suoi poteri. Sigla.